Carissimi gli amici e le amiche di Ade Gabri del Baule della Nonna, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace e di commentare positivamente. E bla 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 bla. Allora, ragazze, oggi andiamo a fare un meraviglioso cestino. A me serve perché ci voglio mettere dei dolciumi per regalare. E lo voglio fare. Oddio, i cesti, ragazzi, sono sempre quelli, o rettangolari o quadrati, gira e rigira, con un petalo, con una cosa. Ma, non è che uno inventa chissà che, però possiamo crearne uno un po' più particolare. Io ho pensato di decorarlo con dei cuoricini, perciò sempre di stoffa. Noi lo possiamo usare sia per la Pasqua sia per la festa, perché io qua l'ho fatto giallo per la festa delle donne, per la festa della mamma, perché il cuore è un simbolo di amore, giusto? E allora, vamos con il cestino. Allora, ragazze, io già ho tagliato. Allora, con questo panna ci farò. Vedete, questo è un pezzo di tela vecchia, di antica, no, vecchia. E ci faremo i cuoricini. Ecco qui il mio cestino, è una stoffa che fa un giallo con dei fiori appena accennati panna, e così ci farò i cuori, vedete? Perché un po' si devono staccare, perché ho pensato, dico, ma ce li metto gialli? Ma poi giallo proprio era troppo uniforme, e no, ce li mettiamo panna. Io ho tagliato 45 per 45, 45 per 45. Ci ho messo la fiselina, quella un po' più spessa, lasciando un bordo, perché sennò quando andiamo a cucire ci trova la nostra macchina. Non è che abbiamo le macchine industriali che va come il burro, che cuciono in modo proprio, tu le vedi, passano sopra strati e strati di stoffa. E inoltre io ho tagliato sempre 42 per 42, così la fiselina, un pezzo di imbottitura che ho io. Io queste le ho prese al negozio di Scampoli. Vedete, è foderato, sì, sia in tutte e due le parti, non rimane la gomma. Perché prima facevo magari il cestino, lo lasciavo da una parte così e dall'altra lo lasciavo colorato. Però stavolta voglio fare una cosa un po' più raffinata e lo voglio colorare tutto della stessa stoffa, o se no potremmo fare un pezzo di un colore e un pezzo di un altro, sempre che abbia un minimo di attinenza. E allora, che cosa facciamo noi? Noi andiamo a mettere prima cosa, perché penso che sia una cosa essenziale, io metto le mie spille e vado a bloccare l'imbottitura. Io lo faccio sempre. Lo faccio sempre perché così quando noi andiamo a lavare, questa imbottitura non si muove. Perché come potete vedere, noi non l'abbiamo messa all'inizio, qui, in modo che poi dopo facendoci una cucitura, quando andiamo a cucire in un secondo tempo, la blocchiamo. Noi l'abbiamo messa più staccata, perciò andiamo a fare una cucitura tutto intorno a questa imbottitura. Vamos! Ragazze, allora, che mi raccontate di bello? E io invece vi voglio dire di guardarli i tutorial, di guardarli, perché dalle domande che mi fate io vedo che non li guardate per niente. Siamo le solite, Calimero. Sempre quello uguale a quello. Perché? Perché magari io lo dico e voi me lo domandate. Ragazze, io per fare un tutorial non è che ci metto i 20 minuti, mezz'ora che faccio vedere a voi, ma a volte anche mezza giornata o un'intera giornata. E allora abbiate pazienza e guardate
quei 20 minuti, perché se no comincio a fare come tante youtuber che non vi rispondono per niente. Volete questo? Penso proprio di no. E abbiamo cucito il nostro quadrato. Togliamo le spille e mettendo la stoffa in questo modo, dritto e dritto così, andiamo a cucire il nostro quadrato lasciandoci un'apertura. Allora, in questo modo, con questa cucitura, noi siamo... Guardate, lo mette bene, bene. Questo è un quadrato, perciò deve essere preciso, Me lo giro in tutte e due le parti, perché così è sicuro che l'ho messo bene. E metto la spilla. Le spille e cucio. L'apertura noi lasciamo sempre da un lato, mai sugli angoli. Bla 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 bla. Cosa faccio io? Io inizio sempre da un lato. Così. In modo che quando sto qui, poi lascio il mio spazio di una ventina di centimetri e lo giro facilmente. Quando cuciamo, non cuciamo questi cesti, queste cose, non li cuciamo proprio in cima, perché poi potrebbe cedere il tessuto, anche se questo è un tessuto di puro cotone, molto molto resistente, però... Io sto cucendo e il mio tessuto è libero dalle varie imbottiture che ho messo, perché dopo la macchina sforza troppo, ragazzi, sforza troppo. Lo so che è una rottura di scatole ritagliare più piccola la stoffa, perché uno c'ha un quadrato, una misura e va su quella. Ecco qui. Adesso vedete qua l'apertura, mi fermo qui dopo l'angolo. E senza stondare gli angoli, senza fare quei tagli che si vedono fare, io vado a girare il mio quadrato. Semplice, quando abbiamo fatto 8 minuti, pure troppo, vado da sola. Lo vedete, io non ho ritagliato niente, E vado col dito. Ora però io ho il ferro acceso in cucina, la mia vaporetta, e vado a stirarlo questo. Questo quadrato. Guardate che bello colorato. Raga, a me piacciono i colori, c'è niente da fare. Con una penna al limite noi possiamo, non le forbici, andiamo ad aguzzare ancora di più i nostri angoletti. I cestini si fanno in un modo velocissimo, ragazze, ne potete fare tantissimi e il costo non è poi chissà che, perché voi con 10 euro di stoffa ce ne fate tantissimi. Un regalino, ci mettete due fette di cioccolata oppure
adagiate dentro un uovo di cioccolata, e personalizzate questo uovo standardizzato con un vostro lavoro. Ecco qui, io adesso piego, me lo vado a stirare in modo che mi viene perfetto e poi faccio la cucitura tutto intorno. Una volta stirata andiamo a chiudere la nostra apertura e facciamo una bella cucitura tutto intorno. In modo che la stoffa non si muove. Vamos. Ok ragazze, se voi lo fate più grande o praticamente più piccolo, quando piegate l'angolo all'interno, vi date una regolata. Io adesso qui ho fatto un angolo di 15 centimetri in modo che mi viene bello alto il cestino, ok? Perciò vedete 15 per 15, ci mettiamo una spilla e lo facciamo pure da quest'altro lato sempre. Ecco a cosa serve stirarlo, perché così questo è 13, aumentiamo. Quindici, vediamo di qua. Controlliamo sempre, 15, 15. Adesso sarà difficile, dura, con tutti questi strati, cucirlo, Occhio. Stessa cosa facciamo da quest'altro lato. Quattordici. Poi lo vedete, va a filo. Quattordici, ancora di più. Quindici. Oh, adesso sapete che cosa faccio? Io me lo vado a appiattire sempre col mio ferro, in modo che la macchina, che adesso vado a fare una cucitura qui. Questo qui è un cestino che si potrebbe fare poi mettendoci un fiocco, tirandolo, eccetera. Però io voglio fare proprio il classico cestino, perché dentro ci devo mettere questi dolciumi, eccetera. Non voglio che sia un sacchetto, lo voglio adibire a cestino. Perciò la cucitura la faccio proprio in cima in cima, perché io non vado ad infilare nessun nastro, che questo potete farlo anche con un nastrino, e viene come un sacchettino un po' rigido. Invece di imbottirlo voi potete lasciarlo, Ecco qui, adesso mi vado ad appiattire la parte che devo andare a cucire, e cioè queste. Vado per facilitare la cucitura, perché qui sono tanti strati di stoffa. Io che cosa faccio? Ho messo la mia cucitura, cioè il mio punto, e invece di 2,5 l'ho messa a 4, in modo che è più facile a cucirlo. Andiamo, va. Allora mi blocco. E vado. Meno male, dai. Se voi usate tutte queste accortezze, la vostra macchina la prende. Stiratela. Andate piano, come sto andando io, vedete? Chiudete un bel po' e rifinite sempre, vedete com'è preciso, e andiamo su quest'altro lato, su tutti e quattro lati, anche perché io qui devo rifare la spolina, perché con le tovaglie mi sono finita tutte le spolette che avevo preparato. Ok, vamos.
Allora, ragazze, considerate che questo è il cestino, no? Una volta ribattuto, va messo in questa posizione, no? Con le ali al di fuori. Oh, abbiamo detto che noi qui all'esterno metteremo dei cuori, però per formare il cesto noi dobbiamo fare delle pans all'interno del nostro cestino. L'altezza della nostra pance per il nostro cestino è un po' di più della sporgenza massima del nostro triangolo rovesciato. La sporgenza del nostro triangolo in questo caso è 10 centimetri, lo vedete? Allora io faccio 11 perché sennò questo 10 centimetri mi strucia. Oddio, non è che. Però 11 è meglio farlo di 11 la piegatura. Io vado a segnarmi internamente alla mia metà 11 centimetri. Possiamo fare pure 12, così, in modo che il cesto mi viene, perciò io devo arrivare qua. E unire le due parti in questo modo fino ad arrivare ai miei. Vedete? Facendo combaciare le nostre sporgenze e vado a fare una pance così. Che me la disegno la pance devo arrivare qui con la mia pance. Come si fa la pance? Andiamo alla riga che mo non ce l'ho qua, facciamo una cosa pratica e vamos. Certo, questo gessetto non cuce una mazza. Vabbè, noi. Mannaggia, non si dice niente. Eccola qui la pensa, vedete? Io ho fatto così. Con la riga o quello che c'avete, io adesso ho il centimetro e vado dalla massima sporgenza che sono 3 centimetri, 3, 3, 6, io vado a finire ai miei 11, 12, 12 abbiamo detto, eccolo qui 12, e me la segno la mia pants, che si fanno tutta approssimativa, ma non è approssimativa la cosa, perché è tutto sgarrupato il nostro cestino. E poi dalla parte meno massiccia, che qui mo qua ci stanno tante piegature di stoffa, noi iniziamo da qui perché è la parte più morbida, perché ne ho fatti talmente tanti, raga, e questa è la cosa migliore. E vado piano 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 piano. Oh, non prendiamo troppe, la nostra aletta che poi andrà ribattuta. Oh, qui blocchiamoci bene. Vedete come vado piano? Anche col volanino. Che non voglio mettere sotto sforzo la mia mano. Vedi, ce li passo due o tre volte perché questo è quello che regge questa cucitura. Poi regge tutta la roba che andremo a mettere. Io ho fatto due cestini per il bagno in questo modo. Là dentro ci ho messo tutti i mini profumini, quella roba lì. In questo modo regge, guardate. Poi con il ferro noi andiamo a stirare e con due puntini andiamo a bloccare questa nostra pence. Intanto le facciamo tutte e poi vedete adesso, una volta che è tutto chiuso, la nostra revers non strucia troppo perfetta, per terra e la piega, guardate, viene perfetta. Adesso le faccio dappertutto, avete capito, no? Così piego
il mio cestino, futuro cestino, eccolo qui, segno 12 centimetri perché l'ho fatto di 12, arrivo fino a qui, faccio con la penna così vedete meglio, però mo con la penna non ci vado su, e vado a fare, a segnarmi la mia pens e vado in macchina da qui, così, sempre mettendo il mio punto a 4 e con calma, andando avanti, su e giù, pianino pianino, perché queste non sono macchine industriali, anzi questa è troppo cucina, devo dire, eh? E qui ci ripasso 2-3 volte. E la seconda pens è stata fatta. È semplice, raga, bisogna soltanto avere un minimo di tecnica, come tutte le cose del resto, lo vedete? Continuo dappertutto. A questo punto noi lo giriamo. Ci vede un bellissimo centrino. Sì, centrino. Vabbè. Cestino, e questo è adatto per mettere le uova, ragazzi, per mettere anche l'uovo, lo piazzate lì dentro. Adesso che cosa faccio io? Vedete le mie pence? Invece di lasciarle così brutte, me le vado tutte a stirare ben bene, e poi ago e filo fermiamo la piega, la pence sulla parte superiore. Adesso vi faccio vedere. Eccolo, guardate, ragazze. Oh, volendo si può mettere, facciamo un rotondino della circonferenza del nostro centro con un cartoncino, è logico, senza però cucirlo, lo foderiamo con la stessa stoffa e ce la mettiamo dentro, ma siccome qui vanno i dolciumi e poi vedete il cestino è rigido, non è che non è che è molliccio, e allora noi per fare in modo che queste ali quando noi lo laviamo, ago e filo, e ce lo andiamo a cucire. Cacchio, non manco entra al lago. Ce li cuciamo in modo che quando andiamo a lavare rimane tutto bello. E poi quando lo laviamo a mano, certo non in lavatrice. E diamo una botticina con acqua e detersivo e ecco. Da tutti e due i lati noi blocchiamo le nostre pence. All'esterno vedete com'è? Adesso ci andiamo a fare una sorta di coreografia con questi cuori per renderlo un po' più grazioso, più particolare. Eccolo qua. Andiamo. Ecco qui, guardi, vedete ragazze, questa è la parte. Adesso noi andiamo a fare un cuoricino. È logico che il cuoricino deve essere grande, non esageratamente grande, perché noi lo andiamo a mettere qui, in doppio, un po' in rilievo, come si fanno queste cuciture creative. Allora tagliamo un pezzetto di carta, ci facciamo il modello così i cuori ci vengono tutti uguali. La stoffa doppia, non esageratamente piccola perché poi dopo per cucirlo è una rogna, ce lo misuriamo, ma questo è grande, vediamo un po', vedete? Sì, lo rimpiccoliamo più che altro la qui un po' più cortino. Come dico io, sempre meglio ritagliare, ma ancora troppo grande. Anche se poi dopo con le cuciture basta così. Adesso vi faccio vedere che grandezza c'ha questo cuore. Il cuore! Vediamo un po', adesso ve lo dico subito. All'incirca 9 centimetri, da qui a qui invece sono 7. Andiamo a tagliare i nostri 4 cuori in doppio, senza però
Oppure possiamo mettere la forma del cuore. Questa è un'altra tecnica. Così. E cuciamo tutto intorno. Però, dai, no, facciamo il disegno. Viene più preciso, ragazzi. Facciamo le cose come le dobbiamo fare. E uno. E vado a rifare nello stesso sistema pure i tre. Poi io lo cucio interamente e gli do un taglio dietro perché poi dopo noi ce lo andiamo a cucire a mano qua, no? Uno. Quando alla fine devo prendere pure un altro pezzo di stoffa, ragazzi. Mi sa tanto che sono allargata troppo. Due. Infatti, vabbè, prendo un altro pezzo. Ok, vado. Quando cuciamo i cuoricini, le applicazioni in doppio, noi stringiamo il punto, lo rimettiamo a 2,5, ok? Perché? Perché così è più serrato e quando lo andiamo a ribattere non cede. Vedete, io ho il mio cuoricino disegnato. E vado con tutti quanti. Ritagliamo i nostri bellissimi cuori. Chi è amante dei fiocchi ci può mettere i fiocchi, ma io guardate questi fiocchi ormai. Allora io il fiocco lo vedo sempre, non so perché, per le nascite, non sono di fiocchi io. L'ho andata a ritagliare tutti intorno, non so che si fa prima col fiocco, ha voglia. L'ho andata a ritagliare a filo, quasi a filo, perché noi abbiamo fatto una cucitura molto serrata. Andiamo. Ok, forbicine piccole, facciamo un taglio orizzontale, non verticale, a metà del cuore, perché tanto noi lo mettiamo per così. E allora, senza esagerare, e lo ribattiamo al dritto, andiamo. Ok, ragazze, a che filo? Noi andiamo a fare una piccola imbastitura, non proprio qui all'esterno. Che voglio far vedere il rilievo del cuore, capite? Vedete, io non l'ho nemmeno stirato perché adesso lo andiamo a cucire con un'infilzetta, così, avete capito, no? In modo che mi sporge, è più gonfio il nostro cuoricino. Prendiamo un pizzichetto di qua, come se dovessimo fare un orlo, e lo andiamo a cucire a mano tutto intorno alla nostra orecchia qua. Ecco qui. E adesso ci vado a mettere gli ovetti, un po' di bobonetti che c'ho. Andiamo. Questi sono sempre pronti per il caffè, ragazzi. Io faccio un bel latte e caffè. Perché io ho il caffè da solo, no. Però se ci metto un po' di latte, e allora dai, ci mettiamo. Guardate come lo sto caricando di dolci. E come regge? Anzi, più si appesantisce, più il cestino regge. Mettiamo pure i bobonetti, questi altri. Come li chiamavamo noi? Ve lo ricordate? Il bobò. E poi con un po' di carta cellofan che noi le impacchettiamo e lo regaliamo. Un po' di fondente, ce lo mettiamo. Eccolo il nostro meraviglioso cestino con i bobonetti. Spettacolare!
spero che il tutorial vi sia piaciuto, care amiche. Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità, il collo si è storto e alla prossima, carissime. Facciamo tutti questi piccoli lavoretti per regalare per la Pasqua e via discorrendo. Ciao, ciao amiche mie.